Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati qui di nuovo su ShopeKeep. Non sapevo quando avrei potuto registrare una nuova puntata, ma la sto registrando e qualche giorno verrà anche caricata online, quindi la vedrete. Allora, eravamo andati un pochettino avanti, ma neanche poi tanto, avevamo espanso un po' con le spadone, che tra l'altro mi hanno detto di controllare se... Sì, profitto 17, quindi dovrebbero ben essere... Al 20%, sì. C'era un commentatore video che mi aveva chiesto, non mi ricordo più se nello scorso video, se 2 video fa, perché ormai mi sono un po' perso. Ma dovremmo essere a posto. Mi sa che avevo costruito tutto quello che c'era da costruire nella fine dello scorso episodio. Qua abbiamo qualcosa da aumentare di skills. Abbiamo solo 93 punti, quindi direi di no. 30% in più. Comprano di più. Prezzo d'ingresso. Tolleranza al prezzo. O potrei sbloccare degli oggetti nuovi, forse. Pensano 2 volte. Questo sarebbe interessantissimo, che gli innocenti non vengano colpiti dalle mie spell. La barriera. So che ci sarebbe, allora, Popular. Ma Popular è già sbloccato? No. Engineering. Le piante, vorrei piantare le piante. Shelf 12. Ah no, questi qua sono quelli sbloccati, quelli. Vinile, i tappetini che non sporcano per terra. Sono qua, cosa c'è? Ah, quello mi dà più soldi dalla. Ma vorrei provare di brutto le cose dietro. Il champion costa una fucilata, sì. Le erbe dietro costano solo 100, vero? Sì, quindi aspetterò di avere quelle. E niente. Direi che possiamo anche aprire. Che missione abbiamo? Fire Resist 18. Ok, questa roba qua che cosa che gira? Ah, le statistiche. Boh, va bene. Pronti? Via per il giorno 10. Che abbiamo già perso abbastanza tempo per cercare di capire il capibile. Tanto quelle espansioni costavano tantissimo, ero 10.000, no, infatti. A parte che se continuiamo così ci saranno soldi a palate presto. Però... C'era qualcosa da riparare? 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. 100 100 100 100 100 100 100 100%. Ma c'è nessuno che arriva qua alle 7 di mattina? Dai, cioè all'Euronics c'è tipo la fila alle 7 e mezza del mattino quando apre e vende baggianate in genere. Dei guanti, ottima scelta signorina, è stata proprio brava a scegliere dei guanti perché le donano proprio un sacco. Ma poi una signora Mini Lane. Sì, no, un seno prosperoso è una signora. Ma prosperoso forse è un'altra cosa. Ma stanno sparendo i guanti a vista d'occhio. Porca miseria, facciamo un ordine di guanti, mi sa. Prendiamo un po' di guanti. Quello cosa ha preso invece? Ha preso. Niente. Ah, gli ultimi guanti. Health potion, ok. Ciao, Red Nose. Adesso c'è un sacco di gente. Come faccio a controllare tutti? Non lo so. No. Stanno urlando perché ci sono i barbari.
Perché? Hanno fatto un rumore strano, diverso dal solito, no? E si è messo a urlare. Prendiamo st'ordine, vai e non sfasciamoci la testa. Ma ero abbastanza sicuro che lo stesse rubando, perché l'ho visto avvicinarsi là e poi scappare di brutto. Salve. Fire resist, dei boot. Lo puliamo un po' per terra, guardate che sporcaccio, che gente lurida qua che viene qua. No, sono dei bellissimi clienti. Stiamo scherziamo, dai. Che la clientela è sempre... Il cliente ha sempre ragione, sono tutti perfetti i miei clienti. Tranne quelli che non sono clienti perché rubano. Ma prenderei uno scudo, un guanto, una pozione. Allora, uno scudo, un guanto, cosa ho venduto? Degli altri guanti. Degli stivali. Una fire resist e una di queste. Non ho visto cosa ha comprato l'altro ragazzo. Ma ancora, questi guanti stanno andando via come il pane. Ordine, dai, please. Ordinati un po'. Sì, ho ordinato. Hanno già quanti clienti? Io inizio a impazzire. Non riesco a controllare tutti. Allora, spada, spada. Ok. Abbiamo anche un achievement 10k di oro guadagnato fino adesso nel nostro negozio, best negozio in the world of Mazzetestlandia. Ma dove credi di scappare, piccolo pezzente? Guarda che ti ho visto cosa facevi con quegli stivali. Porca mannaggia. Allora, rimettiamo questi stivali a posto, ok. Mi sa che devo ordinare delle altre robe. Tipo... No, non sto capendo più niente. Tipo... Dei guanti... Perché ci sono gli stivali qua? Li ho messi io, consciamente. Allora, no, devo... Devo... Non sto capendo più niente. Allora... 1, 2, 3, 4... 2, 1, 1... 1. Ok, vai. E sì, anche le spade ho venduto. Mannaggia, non riesco a stare dietro agli ordini. Ho bisogno di una pietra. Ho bisogno di uno scudo. Un'altra pietra. Pietra. Un'altra spada. Oddio. È giornata impegnativa. Se qualcuno ruba. Mi spiace, qualcuno ruberà, non riesco a gestire tutti. Oh, degli stivali, mettiamo dei guanti. No, riesco a metterla dietro, spazio. Oh, qualcuno... No, abbiamo finito le armature? Ma... Oddio, anche gli scudi. Datemi due di questo, uno di questo, due di questo, un, due, tre, un, due, tre, quattro, uno, un, due, vai! Ma poi che schifo qua per terra che mi lasciano. Allora, vediamo un attimo solo se... No! Se adesso vado a prendere l'ordine che è dietro pronto. Come faccio però a stare dietro anche le piantine dietro se per caso sono
Sono salito di livello, forse sì, forse no, non sto capendo niente, c'è troppa gente, non posso assumere dei dipendenti. Allora, Justin Bieber là che arriva ogni tanto. Non ci sono più guanti, tanto per cambiare. Allora, pozioni, resistenza a fuoco, vai con le pietre. Oh, dobbiamo fare già di nuovo un altro ordine. Allora, 1, 2, 1, 1, 1, vai. C'è qualcosa qua nel cestino? Oh sì, dei guanti. Ehi. Dove sta andando lei con la mia merce? Pulirò poi. Ah, si scandalizzano per il cadavere, forse. Mannaggia, non riesco. Non riesco a stare dietro gli ordini. Vai. Quarto paio di stivali. Devo fare di nuovo un altro ordine. Parappa the rapper. Vai. Pulire sto schifo di cadavere intanto. Ok, abbiamo avuto una spada. Ok. Voglio vedere solo se siamo saliti di livello effettivamente o... No, non siamo saliti di livello. Ah, si è zerato forse perché ho ucciso qualcuno che non dovevo uccidere. Con l'indicatore là dei K. No, avevamo stabilito forse che era la popolarità quella. Quindi se per caso succede qualcosa di strano, poi dopo... La gente si gira le scatole e se ne va. Ho comprato dei guanti, quindi bisogna anche di 3. Di nuovo 1. Ok, vai. Non sto guadagnando tantissimo però, eh. No, però il profitto c'è su tutte le cose. Secondo me sto gioco vuole che io giochi in modo non realistico. Cioè che il profitto sia maggiore di quello che si avrebbe in un negozio normale. Perché d'altronde non siamo in un negozio normale. Soprattutto per, lo penso, per le skill tollerano meglio i prezzi. Io con i miei prezzi non ho mai avuto nessuno scontento. Devo fare un altro ordine di nuovo. E un'armatura. 2 stone. Cosa ho venduto? Shield, credo. Sì, ho letto giusto. Ma ha rubato o meno? Penso di sì. Penso che abbia rubato una pietra in realtà, sì. Perché ne manca una all'appello. Però siamo tornati a 150 perché? Ditemelo. Dovrei forse riguardarmi bene il video per capire che cosa è successo in quel momento. Perché
Me l'ha rubato, quindi si è azzerata la popolarità, eh? Cioè, forse non devo sbagliare ste robe qua. Cioè, devo sempre colpire i colpevoli e... datemi dell'altra roba. 1, 1, 1. Evening. Ah, ma c'è il conto alla rovescia, la 2 minuti alla chiusura. Credo fosse l'orario del giorno, invece no, un conto alla rovescia. Ciao, allora, innkeeper, quanto... Ah, non è che mi dia tantissimi soldi poi. Tutti contenti. Guarda come bisticciano qua, le animatamente, ma fanno bene. Sono un bisticciato nella taverna. Ah, guarda degli stivali, ottimo. Nessuno si accorgerà che sono di seconda mano. Ah, tanto sono identici, hanno la stessa texture. Buona giornata, quel con il suo scudo, arrivederci. Ma... Oh. Adesso 150 pieno e poi? Un minuto, devo fare un altro ordine. Ma mi sa che aspetto a questo punto, lo faccio... Ma adesso si è di nuovo zerato. Che forse dà dell'esperienza ogni volta che arriva a 150? Non saprei più dire. Tutta gente che compra. No, mi pare che l'esperienza la dia anche direttamente appena comprano. Ma... Sono salito di livello però adesso, di sicuro, quindi possiamo andare a sbloccare la coltivazione là di erbe nel nostro retro, nel retro bottega. Guarda che simpatico qua. Cosa posso mettere? Ma devo ordinarle le erbe? Forse ho della roba. Ah sì. Ho mushroom, beet e weed, che proveremo nella prossima puntata ovviamente. Ma sono riuscito a venderne 18, no, solo 5. Che cosa sta glitchando là tutto storto? Ah, stava girando forse perché si stava chiudendo il negozio, ok. Oh, facciamo un ordine di tutto quello che manca. Allora, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Qua ce n'è uno in più. Ordiniamo un seme a testa. Ah, abbiamo anche un coconut drink adesso. Non so se prenderne uno o me. Allora, una fire resist e 4 di queste prendiamo. Proviamo un coconut drink. Ci spendiamo una cifra infinita, però... Proviamo a vedere un po'. Le erbe, se non sbaglio, sono da coltivare e... quando sono pronte si vendono. E fin qua niente di strano, ma bisogna vedere un po' cosa serve per... Ah, ma ce n'era già un altro, oddio. Non mi dite che ho fatto l'ordine doppio? Mi sa di sì, avevo fatto un ordine e poi ne ho fatto un altro. No, le erbe però ci pensiamo dopo. Che scema, vabbè, roba che mi avanza. Eh sì. Neanche poi troppa, però. Vabbè, i guanti, visto che c'è spazio, li mettiamo.
Fire resist le pietre qua e ne avanza una. No, ne avanzano due. Coconut drink lo metterei qua insieme alla fire resist. Vediamo se... No, aspettate, questo devo aumentare il profitto però. È di qua che si aumenta, sì. 120%, ok. Wooden shield, non ho più spazio per metterli. Le spade neanche ho più spazio. Queste potrei metterne. Faccio lo scaffale qua sotto con le ultime due. Poi magari le spostiamo. Ah, ma ce ne stanno tre parecchie. Decrease margin. Ah, per la vendita, ma non voglio venderla. Proviamo, questo è un fungo. Questo è un beet che non so che cosa sia. Sembra un ravanello. Sì, tipo. E questo weed che è erba. Che ovviamente non posso ancora raccogliere, ma. Vabbè, a parte che cammino sull'acqua, manco avessi dei poteri paranormali. Ah, no! Cioè, no, qua c'hai i piedi dentro, ma... Ah, no, non capisco l'effetto grafico, ma va bene uguale. E... Non posso entrare nel portale, vero? No. Vabbè, mi sa che per questo episodio può essere davvero decisamente tutto. Vedremo nella prossima giornata di Shop e Keep che cosa succederà con queste erbe strane, che cosa succederà con questa bevanda al gusto cocco, se piacerà oppure meno. Coconut drink. È tutto un mistero per noi. Quanti punti ci sono rimasti? Ci sono rimasti 24 punti con cui facciamo una cippa lipa di niente. Io vi ringrazio per la visione, salvo il negozio e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!